Oggi doveva essere il primo giorno di chiusura dell'Agenzia delle Entrate di Larino e invece venerdì scorso, quando i cinque dipendenti stavano imballando le ultime cose pronti a trasferirsi a Termoli, è arrivata una comunicazione della direzione provinciale, quella cioè di continuare a tenere aperta la sede e infatti un cartello all'ingresso avvisa che temporaneamente lo sportello sarà ancora in funzione, ma non si sa fino a quando. Larino, insieme ad altri 28 uffici in tutta Italia, rientra nei tagli già annunciati da tempo della Spending Review, un'anomalia per Larino visto che è l'unica città di quelle della lista ad essere anche sede di un tribunale, due insomma che vivono in simbiosi È per questo che anche la deputata del PD Laura Venitelli ha presentato un'interrogazione. Ho preso anche contatti diretti con la segreteria di Befera proprio per rappresentare che c'è questa non solo un'esigenza, ma proprio una impossibilità di chiusura alla luce di quello che è il dettato normativo. Purtroppo sembra che la piccola realtà del Molise interessi poco, guardi, me lo faccia dire, ma eh, questo è quello che ho percepito. In ogni caso, all'interrogazione eh, all non è stata ancora data una risposta e in questa settimana continuerò ad, in, diciamo, ad insistere su questo argomento con tutte quelle che sono eh, le figure che, eh, dirigenziali che possono eh, prendere, diciamo, verificare quelle che sono le condizioni che consentono a questa agenzia di rimanere. L'ufficio serve 21 comuni per un totale di 40.000 utenti. La nuova amministrazione comunale guidata da Vincenzo Notarangelo si sta opponendo alla chiusura. Era già pronto un ricorso che però per il momento non è stato depositato visto che l'ufficio è ancora aperto. Ci si è mossi però già verso altre iniziative. Abbiamo preso una delibera di giunta con la quale abbiamo dato la piena disponibilità da parte dell'amministrazione eh, comunale a risolvere i problemi che determinano la chiusura dell'Agenzia delle Entrate di Larino. In primis la possibilità di dare incomodato d'uso i locali pur di evitare questa chiusura che è l'ennesima chiusura di un'istituzione a Larino. Sicuramente l'amministrazione comunale si impegnerà per salvare l'Agenzia delle Entrate. Deve comunque ringraziare l'interessamento dei rappresentanti ai vari livelli, regionali ma anche nazionali, l'onorevole Ruta, l'Eva, la Vennitelli e non ultimo il sottosegretario De Camillis che tanto si è impegnato e si è speso per il raggiungimento di questo risultato che oggi abbiamo ottenuto.